tutti, benvenuti su My Team Facebook Channel, io sono Elena e oggi facciamo il wrap up di settembre. Allora, lettori di settembre, settembre è stato un mese molto molto proficuo ragazzi, soprattutto perché queste letture da Kindle mi fanno essere super super veloce. Non so qual è il meccanismo psicologico che si innesca, sta di fatto che mentre un libro cartaceo lo leggo con tutto il mio comodo, col Kindle sono velocissima. Forse è la percentuale che c'è sotto, che ogni volta tipo arrivo al 25% e dico vabbè dai arriviamo al 30, vabbè dai possiamo arrivare anche al 35, cosa che invece con le pagine non so perché non faccio. Cioè se arrivo a pagina 73, vabbè sì, in effetti se arrivo a pagina 73 tendo a leggere fino a pagina 80. Comunque, non so perché, ma col Kindle sono molto molto veloce, per cui questo mese ha un bilancio di credo 5 libri, fra le altre cose non libricini, libri anche abbastanza corposi. Però prendo il telefono perché non me li ricordo tutti. E non me li ricordo tutti appunto perché in cartaceo non li ho soltanto due. Gli altri sono tutti Kindle, ebook appunto. Allora, il primo libro letto a settembre è stato Prima del gelo di Henning Mankell. Credo che il post con la recensione è già sul blog. Questo libro l'ho letto grazie alla collaborazione con Thriller Nord da pochissimo, appunto questo è stato il primo libro che ho recensito. Ho iniziato questa collaborazione con questo sito, appunto Thriller Nord, che si occupa di recensire libri, soprattutto thriller di autori nordici del Nord Europa, però comunque spazia anche a thriller in senso lato e anche a non thriller, però diciamo il focus principale è sui thriller nordici. Per cui ho letto questo Prima del gelo, e vi dicevo, la recensione è stata pubblicata prima sul loro sito, poi l'ho pubblicata sul blog, quindi se andate sul blog www.amarantimes.blogspot.com, comunque giù trovate il link, trovate anche la recensione di Prima del gelo, e poi ho già fatto il video che credo che andrà online o questa settimana o la prossima. Piccolissima postilla, oggi è il 1° di ottobre. Io sto registrando il wrap up subito dopo farò la TBR, libri da leggere a ottobre, e poi nelle settimane successive, soprattutto non questa settimana appena che sta arrivando, l'altra ancora, vedrete dei video un po' vecchiotti, dei video che avevo registrato quest'estate, che poi per motivi X di organizzazione non erano andati online, e quindi li ho recuperati, li ho editati e li ho messi online. L'ho fatto perché nelle prossime 2-3 settimane non sarò qui fisicamente, tornerò, scusate, mi chiama la mia mamma. Pronto? Sì, sei su YouTube, sto registrando un video. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Dicevo, non sarò qui, andrò a Palermo per una cosa che se mi seguite soprattutto su Instagram scoprirete, ma non prima di almeno un po' di giorni, sempre che oggi è il 1 ottobre. E quindi appunto ho dovuto recuperare un po' di materiale, metterlo sul canale e anche sul blog, perché appunto nelle prossime 3 settimane, ovviamente da casa di mia mamma ho un computer, però non ho tutti i programmi che ho nel mio, non ho tutti gli agi che ho a casa mia, per cui tra altre cose, siccome è una specie di vacanza, andrò in giro, andrò a trovare amici e parenti, quindi non sarò, come dire, molto libera per dedicarmi al canale blog. Quindi se vedete un po' di roba in cui vi dico ah sì, a lui ho letto, non vi preoccupate, non succede niente, ritornerò attiva e in attività più o meno nell'ultima settimana di ottobre. Chiusa parentesi. Allora, andiamo ai libri letti. Il primo libro letto, appunto, vi dicevo, Prima del gelo, molto molto bello, mio primissimo approccio con il thriller nordico, non avevo mai letto nulla. Fra le altre cose, Prima del gelo è un libro di una lunghissima serie di libri di questo scrittore, appunto, Henning Mankell, che è il papà della... credo sia un uomo, non ne ho idea, Henning, sarà un uomo, il papà appunto del commissario Wallander, che credo sia diventato anche una serie televisiva. Questi libri che hanno come protagonista il commissario Wallander credo siano un'infinità. Io ho letto Prima del gelo, che
non è fra i primi, cioè credo che sia tipo a metà o verso la fine di questa lunga serie che continua. Ciononostante, devo essere sincera, mi sono trovata molto bene, non mi mancavano pezzi. I libri, se sono tutti strutturati come quello che ho letto io, sono molto autoconclusivi, nel senso che ovviamente la vicenda biografica del commissario Wallander è presente, però è sempre ragguagliata in maniera abbastanza completa dall'autore, per cui anche leggere libri non dal primo e non in ordine di uscita, secondo me si può fare, libro consigliatissimo. Il secondo libro letto, fatemi consultare Goodreads, il secondo libro letto, The Merchant of Venice, Il caro mercante di Venezia, eccolo qua. Lettura molto molto bella, sono molto contenta di averlo letto, era la prima volta che lo leggevo tutto quanto, conoscevo il personaggio di Shiloh, poi l'ho studiato, ho sempre letto il famoso dialogo in cui lui dice no, forse sangue come gli altri in ebreo, bla bla bla. Di questo vi ho già fatto sia la recensione sul blog, che credo di aver già pubblicato il video sul canale, se andate indietro di qualche video lo trovate perché è uno degli ultimi. Molto molto contenta di questa lettura, soprattutto perché è una commedia. Di solito le commedie di Shakespeare non mi catturano più di tanto, invece questa mi è piaciuta davvero tantissimo. Andando avanti, il successivo libro letto è stata una bella scoperta. Si tratta di Benito Sereno, un libro di Herman Melville, che è un libricino piccolissimo, si legge in, se avete tempo, anche in una giornata. Io l'ho letto in un paio di sere. Ed è un libro veramente molto molto bello, soprattutto il vantaggio di questo libro è avere distillato in, credo che saranno neanche un centinaio di pagine, tutta la meraviglia della scrittura di Melville. Non mi ricordo quando, perché ancora non ho registrato il video su questo libro, però da qualche parte lo scrivevo o dicevo che io ho una sorta di senso di colpa nei confronti di Melville, perché credo circa 4 anni fa avevo iniziato a leggere Moby Dick, e la cosa è stata molto strana perché ho iniziato a leggere questo libro, mi piaceva tantissimo, poi a un certo punto sono arrivata circa a metà del libro e l'ho abbandonato. Comunque una lettura impegnativa, perché Moby Dick è un bel mattone di non so quante pagine, ma tante tante pagine. E appunto è lì abbandonato. Ovviamente adesso sono pervasa dal dilemma, cosa fare? Continuare da dove ho lasciato ben 4 anni fa o ricominciare tutto da capo, considerato che leggere metà di quel libro è come leggere un libro normale, quindi dovrei rileggere tutta quella parte. Non so come ne uscirò. Sta di fatto che leggere Benito Sereno mi ha ricatapultato nelle atmosfere create da Melville col suo linguaggio, chiamiamolo così, intriso di simboli. Molto molto bella come lettura, l'ho scoperta grazie a Massimo Gravellini, che ne ha parlato in un articolo scritto su Book, uno dei giornali che parlano di libri che io compro, non mi ricordo se era sulla lettura, non mi ricordo, consigliava per l'estate, era un numero uscito quest'estate, consigliava per l'estate delle letture brevi. Fra queste letture ha consigliato uno che non ricordo, e poi La natura selvatica, forse di Ibsen, non mi ricordo, e poi questo Benito Sereno. Sono felicissima di aver ascoltato il suo consiglio, perché il libro è veramente veramente bello. Peraltro sono tentata di prendere anche il cartaceo, perché è proprio una lettura molto bella che vorrei avere fisicamente, però su Amazon l'ho trovata a 99 centesimi, l'ho presa infatti a 99 centesimi, è stata una lettura simpatica ed economica. Prossimo libro, con Dori che si arrampica sulla mia cucina. Dori, scendi subito Dori. Scendi subito, disgraziata. Altro libro letto, ed è il penultimo, questo, I segreti di House. Allora, questo qua è un libro per ragazzi, per cui le mie aspettative nei confronti di questo libro erano una lettura molto soft, molto carina, divertente, eccetera eccetera. Il libro mi ha lasciata un po' così, soprattutto perché è chiaro che questo libro non si conclude, cioè è chiaro che questo libro è stato scritto come prima parte di una storia che poi si svilupperà in quelli che credo siano 2 volumi che formano una trilogia con questo. Per cui di fatto, leggendo questo libro, la storia è molto carina e costruita bene, però non si arriva a una conclusione. Tu leggi 350-400 pagine e alla fine dici,
Quindi come siamo rimasti? Questa cosa mi ha un po' spiazzato. Sapete che non mi piacciono tanto queste le storie spezzettate. Sicuramente prenderò anche gli altri quando li troverò in offerta, perché questo qua l'ho preso in offerta, credo ci fosse lo sconto del 25%, perché a prezzo pieno costa 18 euro. Voi siete sbattuti in testa. E se troverò in offerta anche gli altri due, li prenderò, perché voglio sapere come va a finire. La vicenda è molto intrigante. Anche qui secondo me c'è un buon simbolismo che sottende l'opera. Voglio pensarci meglio, poi il video di questo libro andrà online, credo, dopo che tornerò, quindi verso fine ottobre, anche oltre. Però, lettura carina, non mi sono ancora fatto un'opinione precisa. Ultimo libro letto questo mese, sempre in collaborazione con Thriller Nord, è un... non so come definirlo... un non thriller, nel senso ci sono delle cose misteriose, in un certo senso ci sono degli indizi che ci fanno, come dire, costruire via via che leggiamo la storia, ci fanno mettere insieme questo puzzle, chiamiamolo in questo senso, però non è un thriller in senso stretto. È un libro molto strano, si intitola Tutto il nostro sangue di Sarah Taylor, è un libro, fra l'altro, questo è uscito da poco, è molto molto intrigante. Mi ha un po', anche questo, lasciato un po' così, devo rifletterci bene, perché ho finito di leggerlo questa notte alle 4, ieri sera sono arrivata a casa che ero all'80%, ho detto non devo finirlo stasera, poi mi sono messa a scrivere dei post per il vlog, ho fatto tardi, quindi ho iniziato a leggere, non so, tipo l'una di notte, e quindi ho fatto le 4 del mattino per finirlo. La cosa strana di questo libro è che fondamentalmente è formato da tre filoni, filoni temporali, chiamiamoli così, cioè tre storie che si sovrappongono nello stesso spazio, quindi geograficamente localizzate nello stesso luogo, che però si svolgono in epoche differenti. Due di queste epoche sono molto omogenee, sia come stile di scrittura che come tipo di trama, in un certo senso. La terza parte, il terzo filone, invece, sembra del tutto scollegato dal resto del libro. Devo essere sincera, se non ci fosse stato questo terzo filone, sarebbe stato lo stesso, se non addirittura un po' meglio. Per cui anche su questo ci voglio riflettere, probabilmente il post sul blog lo troverete presto, non so esattamente quando, ma io adesso scriverò la recensione e la mando a Thriller Nord, per cui subito dopo che loro pubblicheranno la recensione sul loro sito, io la pubblicherò sul blog, quindi... Per questo non vi dico di aspettare quando al mio rientro, perché sicuramente è una cosa che avverrà, se non la prossima settimana, l'altra ancora. Però appunto anche questo mi ha lasciato un po' così. Quindi, 5 libri letti, giusto? 5 libri. 1, 2, 3, 4, 5, 5 libri, ragazzi, ma io sono felicissima. 5 libri letti, spero che le mie letture vi siano piaciute. Molte persone mi hanno chiesto dei segreti di Paus, quindi spero con questo piccolo commento di avervi dato un'idea, poi ne riparliamo meglio nel video dedicato. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi, spolliciate come se non ci fosse un domani, però appunto la cosa importante è commentate, così c'è uno scambio, un dialogo. Detto questo, appunto, vi invito sempre a seguirmi sui social, soprattutto nelle prossime 3 settimane, in cui non sarò molto presente in canali un po' più meno giornalieri, che non siano Facebook o Instagram, e ci vediamo alla prossima. Ciao!